Uomini e donne, Federico sceglie Carola. Federico Nicotera ha fatto la sua scelta, dopo diversi mesi in cui sembrava dividersi tra le due corteggiatrici. Il tronista è apparso per lungo tempo indeciso, ed anche con Carola, oltre che con Alice, gli scontri sono stati all'ordine del giorno. Spesso la corteggiatrice si è sentita sminuita e messa in secondo piano rispetto all'altra. Talvolta quindi Carola ha abbandonato lo studio, oppure è scoppiata in lacrime, ritenendo di essere trattata ingiustamente. Alla fine però tutto è andato per il verso giusto, e dopo il consueto rituale della scelta, Carola e Federico sono usciti insieme dal programma. Il percorso della nuova coppia era stato difficile, ma anche ricco di momenti positivi. Nel corso di una delle prime esterne, ad esempio, erano stati in moto insieme e si erano divertiti molto, considerando anche che è una passione che condividono entrambi. Carola ha sempre ammesso di essere stata presa dal giovane tronista fin dall'inizio. Più volte ha anche detto che per lei valeva la pena stare male e soffrire, come ha fatto per tutto il periodo del corteggiamento. Federico invece, qualche volta si è lasciato andare a frasi dolci verso di lei, confessando ad esempio di voler costruire qualcosa di solido in sua compagnia. I social sostenevano questa coppia, che alla fine si è formata. Carola Viola Carpanelli è stata, alla fine, la scelta di Nicotera, dopo un percorso lungo e pieno di ostacoli. Da questo momento in poi per la coppia inizierà la vita vera al di fuori del programma, ma in tanti sono curiosi di conoscere meglio Carola, anche al di là del suo ruolo da corteggiatrice. La Carpanelli è nata nel luglio 2001 ed ha quindi 21 anni. È una studentessa universitaria, infatti studia scienze economiche e politiche europee presso un'università piemontese. Ora però il suo percorso di studi sta per terminare e come nell'esterna, Carola non ha mai nascosto la sua grande passione per le motociclette. Su Instagram, l'ormai ex corteggiatrice è molto attiva e condivide frequentemente degli scatti di sé, della sua vita e della sua famiglia. Per 3 anni Carola ha avuto una relazione seria con un ragazzo, che poi è finita, motivo per cui ha scelto di rivolgersi a uomini e donne per trovare l'amore. Voi che cosa ne pensate? Condividete la scelta fatta da Federico Nicotera? E secondo voi, questa coppia sarà stabile? Oppure no? A voi i commenti. Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.